Ciao a tutti, come state? Eccomi tornata con un nuovo video che spero vi piaccia, un video in cui vi mostro la mia isoletta in Animal Crossing New Horizons e la mia casetta. Come sapete sono entrata totalmente in hype per questo videogioco fin da quando l'hanno annunciato, ero felicissima perché questa serie di videogiochi è la mia preferita in assoluto e ho anche fatto un video dedicato alle mie aspettative riguardo a questo titolo che vi lascio giù nell'info box o comunque lo trovate sul canale. Allora, qui vi mostro un po' l'isoletta, insomma, la spiaggia, ho raccolto qua una conchiglia e in particolare in questo momento ho assistito alla prima conversazione tra due abitanti, perché infatti non mi era mai capitato in questo gioco di ascoltare due villager che parlano tra di loro ed è stato veramente carino come cosa, molto carina. E una cosa che apprezzo tantissimo di questo titolo è senz'altro la grafica, oltre poi a tutto quello che si può fare, perché è molto pulita, molto stile cartone, veramente bellissima ed immersiva, da notare anche le foglie che si muovono al vento. E vabbè, qua c'è questa piccola gag comica tra i due villager che mi è piaciuta tantissimo, la crisi esistenziale di Cornelio, e vabbè. E qua ci sono qualche un po' di casette e nulla, qua sto tirando fuori l'asta d'assalto che è qualcosa di fantastico, mi piace tantissimo. Adesso non ho ancora i ponti perché appunto è un'isola deserta, quindi piano piano ho fatto giusto un ponte, gli altri penso li potrò sbloccare più avanti, quindi per adesso per muovermi nell'isola ho bisogno di quest'asta, ma mi diverto un sacco. Ciao Gulliver. Eccolo lì, o Gulliver, come volete chiamarlo. Adesso abbiamo Ketchup che mi fa morire da ridere in questa che fa le corse in modo strano. Questi abitanti, rispetto ai titoli precedenti sono molto più attivi, invece di camminare placidamente e basta come facevano negli altri titoli, riusciremo a volte a trovarne qualcuno che fa ginnastica piuttosto che appunto correre in modo strano. È una cosa molto carina. Qua prendo le pesche, che sono il frutto della mia isola, sono stata fortunatissima perché sono randomiche, diciamo il frutto è una scelta che fa direttamente il gioco in modo randomico, quindi sono stata molto felice perché il mio frutto preferito è il frutto che speravo di avere. Adoro questo angoletto qua dell'isola, che è questa sorta di terreno che dà proprio sul mare, bellissimo. E vabbè, qui ho messo un asciugamano sulla mini spiaggetta che è ancora in allestimento. E sullo sfondo qua si vede la mia casa con il mio giardino a cui ho dedicato tanta cura, soprattutto per i fiori. E sono felicissima dello steccato, mi piace tantissimo. E so che ce ne sono vari tipi, quindi poi nel gioco ne potrò creare di diversi, perché in questo gioco c'è la componente di crafting. Però per adesso devo dire che questo steccato semplice mi piace molto. E questo insomma è il giardino con la sdraio sotto al pesco, il forno con la pizza e adesso entriamo nella casa che ancora è in fase di sviluppo perché non ho ancora il negozio completo, quindi non ho accessibilità a moltissimi mobili, però per il momento ci accontentiamo e devo dire che sono molto soddisfatta di cosa sono riuscita a fare. Questa è l'entrata salone che più avanti vorrò trasformare in un'entrata open space con cucina, proprio il momento di cucina ho ben poco, non ho proprio la cucina, ho giusto il forno microonde. Ed entrando di qua invece ho fatto il bagno e sono super fiera di questa stanza, devo dire la verità. Mi piace tantissimo, tra l'altro ragazzi, la doccia con l'acqua che scende, io mi sono innamorata di questo dettaglio. Abbiamo appunto il lavandino, la vasca, la doccia, la candela profumata, insomma, ho voluto creare questo ambiente un po' carino, molto, pensato un po' come angolo relax, insomma, così. E niente, anche se è una poltrona nel bagno, capisco che non c'entri molto, però mi piaceva come ci stava, quindi per il momento rimarrà lì. Tra l'altro, poltrona a forma di pesca, però dettagli. E adesso andiamo nella stanza che ho proprio creato oggi, ma che in realtà è ancora molto spoglia, che vorrò allestire a camera da letto. Ma per il momento, come possiamo vedere, c'è soltanto una poltrona pesca, che insomma si ripete, un letto singolo e un armadio tutto rosa. Mi piace molto la carta da parati e il pavimento di questa stanza, sono bellissimi.
Quindi per il momento la casa è questa, in allestimento, diciamo, in continua evoluzione, perché di giorno in giorno trovo magari mobili nuovi, quindi tolgo, sposto determinate cose e adesso possiamo appunto uscire. Apro, scusatemi per il riflesso che dà la fotocamera. E niente, quindi qua abbiamo di nuovo il giardino, adesso facciamo un mini giretto ancora. Ho provato ad entrare in casa di Cornelio, ma non è in casa come abbiamo visto prima, è in giro. E niente, tra l'altro, una cosa che apprezzo tantissimo, oltre alla grafica, sono i rumori ambientali. Penso siano fatti veramente bene. Trovo che il mare faccia un suono bellissimo. Qui sto pescando. Cos'è che ho pescato? Uno scombro, mi sembra. Sì, uno scombro. Così alla prima, ha abboccato subito. E niente, quindi questa è diciamo la parte principale della mia isoletta. In questo video mi concentro più che altro su questa, non vi ho fatto vedere i livelli superiori che ancora sono molto spogli, senza niente. Questa diciamo è la parte che ho personalizzato di più. Niente ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero appunto che la mia isoletta vi piace, anche la mia casetta. Fatemi sapere se anche voi giocate a questo gioco. Insomma, aspetto le vostre opinioni giù nei commenti. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima e ciao!